E a te, Anna Maria. Sì, direttore, sono in compagnia di Fabio Padovan, candidato sindaco per Spinea, perché Spinea, lo ricordo, come Scorzè e Portogruaro va al ballottaggio nei prossimi 15 giorni. Quindi benvenuto anche a Fabio Grazie Padovan. mille, buonasera a tutti. L'uomo delle tre liste, cioè lista Tessari, Popolo di Spinea e Uniti per Spinea. Lei va al ballottaggio con il 28,67% di preferenze contro il 40,51% dello sfidante Silvano Checchin. Giovanissimo, lei ha 34 anni, una laurea in economia e commercio, è stato 7 anni a Confindustria, che cosa dire ancora? Ha scritto anche un libro trasversale, così Sì. come lo sono le sue liste civiche, e un talento per la politica, libro a cui hanno preso parte anche con interventi e interviste sindaco Cacciari, governatore Galan, sindaco di Torino Chiamparino e ancora Tosi, insomma. Sì, infatti, Spinea, siamo molto contenti perché si era creata una situazione veramente difficile. 13 liste, 5 candidati sindaci. A Spinea non c'è stata la possibilità per gli elettori del PDL di votare il PDL a Spinea perché ci sono stati dei problemi e quindi il simbolo non è stato dato a nessuno. Quindi un po' di confusione nel centrodestra. Noi abbiamo lottato e portando avanti quello che è stato fatto dal sindaco Tessari nei 10 anni, Spinea è cambiata, sono state fatte molte cose e quindi vogliamo portare avanti tutti i progetti che sono in corso d'opera e sicuramente farne di nuovi. Ecco, abbiamo appena visto la grafica e ringrazio la regia per questo, relativamente al comune di Spinea, e che parla di una delusione, quella di Piazzi, Lega Nord e Due Civiche, la cui corsa si è fermata al 22,28%. La domanda è d'obbligo, in questo caso Padovan, il gioco delle coppie per il ballottaggio prevede un apparentamento della doppia P, ovvero Piazzi-Padovan? Beh, noi in campagna elettorale siamo stati chiari e lo siamo stati da sempre, nel senso che non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, siamo per il dialogo, per la negoziazione sui progetti, sul programma, perché ci sono molte cose da fare per le persone. Spinea è una città che ha bisogno di creare appartenenza e identità. Ci sono state due opere importanti, il Passante e la stazione, la SFMR a Spinea. Spinea sta diventando strategica, quindi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, siamo qui e dialogheremo nei prossimi giorni per continuare a lavorare bene per i cittadini di Spinea e portare avanti questo progetto. Quindi la risposta è sì. Un'ultima domanda: cosa farà considerata la sua età per i ragazzi, per i giovani a Spinea? Io sono anche assessore alle politiche giovanili, in questi 20 mesi di assessorato ho fatto il più possibile per dare dello spazio ai ragazzi in modo tale che potessero esprimersi perché i talenti devono avere la possibilità di esprimersi nel mondo dello sport, nel mondo della musica, nel mondo del tempo libero. In questa fase sociale i ragazzi a Spinea non hanno più punti di ritrovo. E quindi perché stanno su Facebook, perché stanno chiusi a casa, perché hanno altre attività. Io sto lavorando proprio per creare dei punti di ritrovo in modo tale che possano esprimersi al meglio e quindi abbiamo fatto la pista di pattinaggio sul ghiaccio per 3 mesi, abbiamo dato la possibilità di suonare a tutti i gruppi musicali di Spinea, quindi andremo avanti così per i giovani. Grazie a Fabio Padovan, candidato sindaco per il comune di Spinea, lo ricordo, al ballottaggio. Ora la linea nuovamente a te, direttore. Grazie Anna Maria, grazie, torniamo in studio.